buon pomeriggio a voi. Allora, ha suscitato un grande clamore, anche molte polemiche, l'annuncio di qualche giorno fa da parte di Matteo Salvini di voler andare a Mosca, probabilmente ad incontrare Vladimir Putin. Tanto che addirittura sta intervenendo il COBASIR, che vuole controllare, vuole vederci chiaro su questa iniziativa da parte di Salvini, così come del suo incontro con l'ambasciatore russo in Italia. Quindi davvero una grande polemica, tra l'altro anche Letta, il Partito Democratico, hanno pesantemente attaccato Matteo Salvini. E poi dall'altra parte qualcuno lo ha pure difeso, cito uno per tutti, ad esempio Michele Santoro, dicendo che insomma c'erano tante ragioni in passato per attaccare Matteo Salvini. Una volta che vuol fare una cosa positiva per ottenere la pace, lo si attacca. Ma vedete, il problema non è tanto questo. È il problema che bisogna capire le ragioni per le quali Matteo Salvini ha deciso eventualmente di intraprendere questa azione. Allora, se noi ci troviamo di fronte a un politico che ha davvero a cuore, in primis, essendo italiano, le sorti del popolo italiano, un politico che davvero ha a cuore le sorti, in questo caso, essendoci un conflitto in atto tra il popolo ucraino e la Russia, il popolo ucraino, che è colui che maggiormente ci rimette, soprattutto in vite umane, allora uno può anche dire che, insomma, questo gesto, questa iniziativa addirittura è lodevole e sarebbe da appoggiare. Peccato che io non so voi come la pensate, ma io personalmente ho qualche dubbio che Matteo Salvini faccia tutto questo in nome del popolo italiano. Perché lui, insomma, soffre del fatto che le sanzioni, la guerra in atto portano anche al nostro paese delle gravissime conseguenze e in particolare, ovviamente, a quelli che se la passano meno bene e poi, ovviamente, al popolo ucraino. Ora, io ho seri dubbi che questo sia la ragione principale che spinge Matteo Salvini. Io piuttosto credo che, come al solito, Matteo Salvini si stia facendo i suoi calcoli. Siamo a pochi mesi dalle elezioni politiche nel nostro paese e siccome ormai è in caduta libera, cerca di riconquistare un po' di voti, soprattutto da quella parte di italiani che ritengono sbagliato inviare armi in Ucraina. Però vedete, c'è un problema. È facile, dirlo settimane dopo, quando all'inizio tu stesso hai votato per l'invio delle armi in Ucraina, perché dobbiamo avere buona memoria. Tutto il Parlamento, in questo caso addirittura anche Conte, ma lo stesso Salvini, hanno votato a favore dell'invio delle armi. Se voi vi ricordate, io dal primo momento, dal 24 febbraio, dissi che era sbagliato inviare le armi in Ucraina, perché dal primo momento mi ero reso conto che solamente il popolo ucraino in primis ci avrebbe rimesso in vite umane, perché ovviamente il conflitto si sarebbe innalzato nei toni, sarebbe diventato sempre più aspro e quando un conflitto diventa sempre più aspro, coloro che ci rimettono sono la povera gente, il popolo. E così in effetti è stato. Quindi questa è la prima osservazione che faccio. Ripeto, Salvini ai miei occhi non è credibile perché dirlo dopo, a distanza di settimane, cioè non ha più grande valore, è facile e soprattutto diventa meno credibile. La stessa cosa per quanto riguarda il popolo italiano. Cioè è un po' in contraddizione, perché vedete, non è tanto il problema della guerra tra Ucraina e Russia che fa star male gli italiani. Quello può essere un fatto personale, no? Di sensibilità personale. Ma quello che fa star male gli italiani sono le sanzioni.
che Salvini continua invece ad appoggiare. Questa è la cosa incomprensibile di questo personaggio. Allora, in grandissima contraddizione, perché ripeto, le sanzioni ci mettono in difficoltà. In contraddizione, o perlomeno non credibile, perché all'inizio tu hai votato a favore dell'invio delle armi. Ecco perché, al di là del gesto che non me ne frega niente se doveva avvertire, non doveva avvertire Draghi, non doveva avvertire il ministro degli esteri, a proposito Di Maio, è colui che ha messo giù 15 punti ridicoli che i russi hanno immediatamente respinto, perché era assolutamente una cosa inaccettabile dal punto di vista ovviamente dei russi, ma addirittura anche inaccettabile dal punto di vista degli ucraini. Quindi arrivo alla conclusione. Questo gesto di Salvini è ancora una volta opportunismo da parte sua, è ancora una volta il tentativo di avere, di recuperare del consenso, però io mi sento di rispondere a Salvini, canisciune fesse, non so se l'ho detto in maniera precisa come lo dicono i napoletani, però voglio dire, gli italiani hanno ormai perfettamente capito qual è il gioco di Matteo Salvini, e quindi ovviamente nessuno di noi almeno farà recuperare del consenso a Matteo Salvini, anzi io credo solo che lui continuerà a perdere consenso. Con questo vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.